È la vita, esempi di vita che spesso indicano la strada da seguire per chi vuole avere come stella polare valori assoluti come quelli della giustizia e della pace, valori che sono il riferimento principe dell'Associazione Prima Luce, fondata dalla dottoressa Paki Memoli, che in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani ha organizzato per il 12° anno consecutivo un'iniziativa di grande valore al Centro Sociale di Salerno, conferendo dei riconoscimenti a chi è diventato esempio di pace e di giustizia. Un'iniziativa che quest'anno è stata sostenuta anche dalla SIM, dalla Società Italiana di Metabolismo, Diabete ed Obesità, a dimostrazione che le società scientifiche si occupano anche di temi sociali. E questo è un tema molto importante, quello della pace e della giustizia, perché la giustizia è un dono di Dio. Ogni uomo tenta di essere una persona giusta, ma non sempre ci riesce, perché la giustizia ha bisogno di verità e di amore. Quindi quando l'amore e la verità si incontreranno, la pace e la giustizia si baceranno. E con questa iniziativa noi abbiamo voluto premiare uomini che si spendono per dare giustizia nei posti praticamente più disparati del mondo, le persone delle istituzioni che portano la pace nei paesi di guerra, ma abbiamo anche voluto sostenere delle mamme che stanno vivendo momenti terribili, come l'episodio che è successo alla signora Vannini, mamma di Marco, che è una donna che sta lottando per la giustizia e la verità di Marco. E poi Anna e Stefano Bataloni, che hanno scritto un libro per raccontare la malattia del figlio, di come questo piccolo Filippo di 5 anni è stato un ometto coraggioso e voleva sconfiggere il tumore definendolo Drago. E in più la presenza di Gianluca Memoli, che con un incidente è rimasto sulla sedia a rotelle e ha fatto della sua vita un capolavoro di impegno a sostegno, diciamo, degli ultimi. E poi ancora un premio anche ad Anna Maria Iannone, che è stata per anni, oggi compie 80 anni, è stata per anni un'insegnante ed oggi è tra le file dell'ospedale a sostegno, diciamo, dei malati. Non dobbiamo dimenticare, specialmente con l'avvento di questa festività natalizia, di come l'amore è un qualcosa che dobbiamo vivere tutti i giorni, perché se dimentichiamo l'amore noi dimentichiamo la vita. Essendo genitore, mai, quindi un genitore che piange dopo il figlio, viceversa un figlio deve piangere con il genitore, perché è la natura, è la fisiologia proprio, quindi della... Però la fede e proprio la pace fanno continuare, perché la memoria di Filippo, come tanti altri bambini, vengono ricordati come se fossero in vita. Fate un foto. Filippo Bataloni era un bambino speciale, all'età di 2 anni ha scoperto di essere affetto da una grave malattia, la leucemia, ma è stato un bimbo coraggioso, amava portare le magliette al contrario, le rovesciava, allo stesso modo, racconto di genitori, ci siamo resi conto che il Signore ha rovesciato la nostra storia di sofferenza e di paura e l'ha trasformata in una storia di amore e di speranza. Filippo era un bambino molto normale, molto speciale come tutti i bambini, e è stato un bambino che ha lottato tanto e che ha fatto tanti capricci, e che però si è anche divertito ed è stato bene, perché durante tutto il percorso, diciamo, della sua malattia noi abbiamo cercato sì di renderlo questo campione che poi effettivamente era anche da solo, insomma, ma anche di preservare la sua vita come bambino, la sua quotidianità, la sua vita in famiglia per quanto fosse possibile, insomma, considerando i vari ricoveri che ha subito, e quindi di farlo vivere nella maniera più tranquilla possibile e più familiare possibile, insomma, più normale possibile. Amava indossare le magliette al rovescio, perché lui era molto amante degli animali, e specialmente quando capitava che era in ospedale per lungo periodo, lui ogni mattina si svegliava e decideva che noi eravamo una famiglia di una qualche specie di animale. E noi naturalmente gli portavamo le magliette, ma le magliette molto spesso hanno dei disegni, hanno delle scritte, dei loghi che lui non amava, perché diceva che gli animali queste cose non ce le hanno, e quindi si metteva la maglietta al rovescio, così aveva la maglietta di un colore tutto unito, insomma, senza nessun tipo di altro colore. Grazie a Dio siamo riusciti ad affrontare la sua malattia e anche la sua morte alla luce della fede, anche perché, e anche, diciamo, questa cosa ci ha permesso di vedere
un po' come la maglietta al rovescio, no? Cioè, la maglietta al rovescio si vedono le ferite, si vedono le cuciture, no? Si vedono le cose brutte. Però evidentemente Filippo anche in questa cosa aveva visto qualcosa di bello. Le barriere sono superabili, se vogliamo possiamo. Le caromemori, patrimemori, Anna De Rosa, ti vogliamo bene. Prima, racconta Gianluca Memoli, guardavo la vita da 1,94 m, quindi dall'alto verso il basso, poi un incidente stradale mi ha costretto a riprogrammare la mia esistenza. Oggi mi ritrovo ad essere più basso di 1,94 m, però a guardare lo stesso la vita con una certa veduta di larghezza e non di altezza, e a far sì di dare un senso alla mia vita mettendomi al servizio degli altri come allenatore di pallacanestro, come politico per il breve tempo che ho ricoperto l'incarico di consigliere comunale, e tutt'oggi credo e ritengo che al di là degli incarichi o delle rappresentanze uno può far valere la propria cittadinanza attiva e mettersi al servizio degli altri indistintamente, in qual misura, anzi forse con un po' più di tempo libero in più da dedicare. Una madre, dopo lo squarcio devastante del dolore atroce, poi comprende che l'unico balsamo è la giustizia. Marco, quel giovane morto a casa della famiglia della sua fidanzata, a causa di un colpo di pistola che prima però era un pettine. Sul palco del Centro Sociale di Salerno è stata ricordata anche la storia del giovane Marco Vannini. Più processi non sono stati sufficienti a fare veramente luce sull'omicidio del giovane ventenne ferito a morte 4 anni fa alla Dispoli a casa della fidanzata. I genitori di Marco non si sono mai arresi e vanno avanti, chiedono giustizia. I genitori sono commossi per aver avuto questo pensiero da voi e ci tengono a farvi sapere che sono veramente dispiaciuti di non essere potuti intervenire, sono felice di farlo io. E viviamo ancora in una situazione, per venire all'oggetto del convegno, difficile perché quando si perde un ragazzo di 20 anni che era il loro unico figlio, il figlio che tutti noi avremmo voluto avere, è difficile trovare una pace. Speriamo di trovare una giustizia e con la verità, e forse si troverà anche, diciamo, una speranza di trovare una serenità. Sarà solo quello lo scopo per cui stiamo lottando ormai da quasi 5 anni. Rendere giustizia a questo ragazzo è un dovere per questi genitori, è dare un senso alla loro vita, ma anche un dovere nei confronti di quel ragazzo. Ora vedremo che cosa dirà la Cassazione e vediamo se avremo una parola fine a questa vicenda. L'omicidio è il reato più grave che sconvolge la vita di una famiglia. Noi poliziotti, davanti ad un fatto così cruento, abbiamo il compito di cercare di assicurare alla giustizia chi ha commesso il fatto. Lo racconta nel ricevere il premio Giustizia e Pace il primo dirigente squadra mobile di Roma, Luigi Silipo, per oltre 20 anni anche in Calabria per combattere l'Andrangheta e capo della squadra mobile di Reggio Calabria. Quello che facciamo non è un vero e proprio lavoro, perché fare poliziotto non significa svolgere un lavoro, è un modo di vivere, è la nostra vita. Quindi quando si va, perché noi abbiamo a che fare con le vite degli altri, viviamo le vite degli altri, e quando c'è un crimine, una perdita di una persona cara, un omicidio, bisogna mettersi, e si sente il dolore delle persone che si hanno di fronte. Non possiamo ridare la persona cara alla famiglia, però possiamo dargli una ragione, dirgli il perché è successo quello che è successo e dirgli chi è stato. Questo è quello che in qualche modo può consentire alla gente che ha subito questa perdita, questo dolore, comunque di andare avanti e di avere una ragione di quello che è successo. Assolutamente Giustizia e Pace trovano nel Movimento Giannatasio, ha sempre quotidianamente con grande personalità assicurato in ogni istante la giustizia e la pace. Tra questi uomini, tra i premiati anche il colonnello Giacomo Giannattasio, impegnato in diverse missioni di pace all'estero. Io onestamente mi sento uno dei tanti che
nell'espletamento della propria missione e cercano di dare lustro e di servire le istituzioni e la collettività. Le tre caratteristiche principali della missione riconosciute dalla risoluzione delle Nazioni Unite, e fra di quelle c'è anche il supporto a favore della popolazione, oltre che il mantenimento, diciamo, della stabilità fra, diciamo, nell'area, e quindi chiaramente quale target migliore se non quello che appunto è citato nel riconoscimento che mi è stato concesso. Perciò sono veramente onorato, e sicuramente questo sarà uno stimolo, un grosso stimolo a andare avanti e a fare di più, meglio e dovunque sia necessario. Ad allietare la serata con brani lirici il tenore Antonio Palumbo insieme a soprano Rossella Costa.